Credo che abbiamo fatto una bella partita, peccato il risultato così come è andato a Francavilla. Avremmo voluto giocare la prima almeno in casa, sperando che gli stadi riaprono. C'è sempre questa incognita che secondo me è assurdo, dato l'evoluzione della crisi del Covid, come sta andando, però vabbè, oggi siamo qua, andremo a Palermo. Le frustate che sono state date forse hanno, diciamo, risvegliato un po' l'orgoglio da parte dei ragazzi, perché dopo tutto questa è sempre una squadra che si è dimostrata all'altezza di poter competere con le squadre più blasonate e diciamo che giocano un buon calcio, sicuramente con squadre che giocano un calcio che non è da Serie C, è una squadra che gioca male. Per i playoff, diciamo che, anzi, non diciamo niente perché la scaramanzia ho imparato che è molto importante nel calcio, però credo che ce l'andremo a battere. Dopotutto, tutte le squadre che dovremo incontrare sono squadre che il Teramo ha affrontato sempre con risultati più che positivi. Qualora dovessimo passare a Palermo stavamo vedendo che ci tocca rimanere in Sicilia perché si dovrebbe giocare a Catania la successiva. Quindi vedremo un po' se la Sicilia sarà una regione che ci porta fortuna. Faccio un bel applauso ai ragazzi, al mister, ai direttori. Credo che il Teramo ha raggiunto quest'anno una posizione di classifica che per le condizioni con cui ha giocato, con il parterre di squadre che si è trovato ad affrontare, credo che sia una delle migliori squadre che forse possiamo ricordare negli ultimi anni.